Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso video ho finalmente sconfitto la capopalestra Fanny dopo un'epopea durata diversi episodi, del quale siamo stati a Quoripoli e poi abbiamo potuto affrontarla finalmente nello scorso episodio. Ma oggi, ragazzi, oggi si evolvono due membri importanti della squadra. Mint, ho controllato la felicità e al massimo, e Drifloon è al 28 e dovrebbe già essersi evoluto, ma no. Non l'ho fatto evolvere perché sono stato nei sotterranei, ho catturato un Bronzor e è salito al 28, ma tranquilli che si evolverà oggi comunque. Dunque, il percorso di oggi ha degli allenatori nascosti, ma non troppi. Non so quest'albero cosa ci stia a fare qui, visto che... Ah, però la guardia. La guardia mi sa che combatte solo di notte, vero? Ehi, ciao, è bello che un normale cittadino solo di noi guardie. Ok, mi fa molto piacere che tu sia contento. Dovrebbero esserci delle signore anziane qui. Oh, una. Per tutte guardie non posso fare nulla. Ah, eccole, ste due. No, questo è un maschio però, un uomo. Un signore distinto. Che ne diresti di una lotta Pokémon con me? Io avrei fatto anche con la tua signora gli affianco una lotta in doppio. Sai com'è, no? Perché in doppio almeno alleno due Pokémon, ma a quanto pare oggi non si poteva. Oh, ciao Tot, è il primo che vedo. Anche Vux era contenta, vedi? C'era ciao Tot, ha saltellato di gioia. Livello 19. Sì, in realtà questo percorso andrebbe fatto in concomitanza con il percorso che si fa per arrivare a Pratopoli. Quindi avrei dovuto farlo prima, ma lo faccio oggi perché ho preferito fare le palestre prima e poi concentrarmi sul percorso da fare qui. Dunque, qui ancora non ci posso andare perché mi serve... Ah no, surf posso farlo. Che tonto che sono, posso fare surf, ovvio. Vieni qui, bibarello. Oh, il sky surf è veloce a quanto pare, anche se ho visto poco poco. Rosa Roma. Se non ricordo male, c'è un incenso che non ricordo come si chiama, ma un mio amico l'aveva trovato e gli ho detto, ma dallo a Snorlax, perché almeno vedi che fa l'uovo e esce Mancholax. Lui, ma no, non è vero, non è vero. Ho detto, fai la prova. È uscito Mancholax dall'uovo. Gliel'ho detto io. Lui mi diceva no, testardo. Alla fine gliel'ho fatto fare, è uscito Mancholax. Solo che non ricordo come si chiama l'incenso. Però sta cosa ce l'ho stampata in mente perché... Ehi, chi è l'allenatore Pokémon qui? Signora, pronti? Eccoci qui. Ora dovrebbe salire di livello anche Drifloon. Non ho mai lottato contro un allenatore giovane come te. Che agitazione. Signora, su dai, non faccia così. Non si emozioni troppo. Il proprietario del parco Concordia possiede anche Villa Pokémon. Non si chiama Granlotto il tipo? Quello che possiede sto giardinaccio? Drifloon si sta forse evolvendo? No. Ah, mancava una lotta per farlo evolvere. Dai, ho detto giardinaccio comunque, no, per così per dire. Vabbè, andiamo al giardino allora. Qui mi pare che non c'è altro da fare. O meglio, si può andare giù per proseguire. Pokéball. Ok. Ah, ci sono delle bacche là. Vorrei prenderle prima di... Drifloon strilla. Ok, bravo. Premi il pulsante X, no. Qui, per dove si arriva? Qui? Aspetta. Ah, ok, farò anche questa strada, ma la farò a fine episodio. Per concludere. Prima voglio andare dal signor Granlotto a vedere che Pokémon c'ha. Entriamo a Villa Pokémon allora. Eh sì, questo qui ha anche il turno di guardia. Non c'ho voglia di farlo perché è troppo lungo, ma non è notte. Ehi, questi due ci saranno di aiuto per far evolvere Drifloon. Direi che si può cominciare. Tu sei pronto alla lotta? Il mio Pokémon deve dormire comodo. È per questo che ho ordinato per lui un letto speciale da una regione lontana. Quale regione? Lontana? Unima? Kalos? Galar? Alola? Poi finire, non ci sta più. Beh, finite quelle lontane perché le prime quattro regioni del mondo Pokémon sono quelle... sono il Giappone, praticamente. Drifloon vuole imparare autodistruzione, no. Poverino, esplode. Esplosione forse sì. Solo per la forza, perché autodistruzione, se non sbaglio, abbassa la difesa come effetto secondario. Però non lo dice. A difesa dell'avversario, intendo. E finalmente Drifloon che si evolve. Bello, Drifloon si sta evolvendo.
Oh, guardalo! Bello Driflim. Di giorno flutto con un'aria sonnolenta, ma di notte vola via in gruppo, nessuno sa dove vada. Tra l'altro, Driflim vorrebbe imparare spettro tuffo. Eccola, lo stavo per dire. Dico, dovrebbe imparare spettro tuffo in questo momento. Dunque, rivincita o accumulo? Al posto di rivincita, spettro tuffo è molto forte, molto davvero. Bene, non dovrebbero esserci altri allenatori, ma tranne le guardie che posso affrontare solo di notte, magari poi affronto. Non lo so. Un altro dei misteri Pokémon. Io ho sempre voluto sapere cosa ci fosse oltre questa porta. Non si può andare, ma perché non si può andare? Perché? Cosa c'è lì? Non è programmata probabilmente, ok, però ditecelo, questa porta non è riservata, è solo per il personale autorizzato, che ne so. Si può andare in qualche modo? Qualcuno ci è mai andato? I Pokémon catturati nel giardino trofeo crescono più facilmente. E ti do una calmanella. Ma scusami, che c'entra? Forse tengono uno strumento che fa diventare amici più facilmente? Non sto battendo la fiacca, sto solo facendo una pausa. E il cestino è vuoto. Però ogni cameriera ha una stanza con una televisione. Buono. Qui cosa c'è? Ah, la Gran Lotto. 87 bullo. E vediamo anche dei vasi e dei piatti della dinastia Ming. Ciao, benvenuto nella mia sontuosa villa. Sono tante le cose di cui vado fiero, sia fuori che dentro questa casa. Ma ciò che mi riempie davvero di orgoglio è il giardino trofeo sul retro. Perché dovrei viaggiare lontano quando i miei Pokémon sono attirati dal mio giardino? Vengono tutti qui sperando di visitarlo. Se vuoi unirti a loro e ammirare il mio parco, fai pure. Il padrone di casa è una persona davvero generosa, è speciale. È per suo volere che il giardino di cui va tanto fiero è aperto a tutti gli allenatori. Lui si chiama Metre, proprio è il suo nome. Non toccare questa statua. È un libro sui Pokémon, sembra molto costoso. Qual cos'è il primo libro scritto da Game Freak? Il libro proibito? Quella è la stanza di Gran Lotto. Ma ok, allora. Queste stanze non sono aperte al pubblico. Di là non si può andare oltre questa porta. Perché? Non è che ci debbano per forza dare spiegazioni, però sarebbe carino. Ah, anche due pietre evolutive, o meglio, Rubino e Zaffiro. Prossimi remake? Potrebbe anche essere. Facciamo un'altra volta il remake. Prima o poi arriveranno, fra 15-20 anni più o meno, credo. Dopo Oro e Argento, quindi 30. Niente, allora usciamo. Andiamo a farci un giretto nel giardino. Da qui si arriva al giardino trofeo. Tuttavia bisogna fare attenzione ai Pokémon selvatici che appaiono. Ne appaiono di strani? Non lo so. Qui in effetti non c'è nulla se non un giardino dove catturare dei Pokémon. Già evoluti! Bello, Staravia! No, livello 17. Forse c'è sempre un Pokémon che appare con una percentuale più scarsa in ogni percorso. Tranne nel percorso 1. In genere nei primi due percorsi. No. No, non c'è altro. Possiamo continuare il percorso allora. Poi magari sapete cosa c'è. Dato che le lotte le taglio, queste qui, andiamo anche a Canalipoli e magari ci facciamo la biblioteca di Canalipoli, perché no? In fondo all'episodio mi sa che è corto. Qui vabbè, percorso ve lo faccio vedere giusto per il sake of completismo, ecco. Oh, i Pokémon Ranger, i primi! Ma quella gonna non è un po' troppo... Ah, c'è i pantaloncini. No, dicevo, non è un po' troppo corta quella gonna, invece è pantaloncino. Bene, sembri un allenatore dell'animo gentile. E tu cosa mi dici? Capelli viola? Dobbiamo impegnarci ancora di più. Ma questi posti così, boh, nota, mi danno da pensare. Che ci sia qualcosa, ma in realtà no. Antidoto. Ok, questo qui lo battiamo perché è uno scienziato. Questo terreno umido mi conforta, mamma mia. Che vita che ha questo scienziato, questo terreno umido mi conforta. Kevin! Uffa, dovevi proprio battermi? Amico, sei tu che sei nel pantano fino alle ginocchia. Mi fa bene vagare da queste parti dopo una sconfitta. Quindi hai sempre perso nella tua vita, tu. Oh, santo cielo. Ah, si va di qua? Guardia, qui è buio e quindi è notte.
Mamma mia, però ste guardie. Quanti incontri mi sto a perdere. Ok, qui. Oh cavolo, sta strada è più snodata di un'anaconda. Vado fiero dei miei Pokémon. Ora ti faccio vedere perché. Fammi vedere perché. Devi avere un Charizard, un Venusaur e un Blastoise, giusto? Perché è. A parte che i Pokéfanatici, i primi 151, sia mai che abbiano Pokémon di generazioni successive alla prima. Infatti è un Geodude. Dunque, per continuare io andrei prima qua sopra. Prendo la biciclotta. Ma questo è un allenatore? Ho visto gente andare in bicicletta e usare dei tronchi per passare di là, ok? Ah, ma qui devo scendere però allora. Ok, ronzio. Comunque ronzio per i coleottero è eccezionale. Voi combattete? I Pokémon di tipo acqua sono felici quando piove. Anch'io lo sono. È vero, anch'io sono felice quando piove, giusto? Perché è bello stare a casa. Allora, d'inverno è bello perché quando puoi stare a casa che non lavori, ti puoi mettere sotto le coperte, magari se è una giornata pigra. No, ci sta quelle giornate un po' pigre che stai a casa che non c'è voglia di fare niente. E se piove è top, proprio top perfection. Se invece è estate, quando piove sono contento perché rinfresca. A parte che io tengo aperta la finestra anche d'inverno quando piove, proprio per sentire il freddo penetrare. Io non sopporto il caldo. A questo punto proseguo di qua, anzi, prima di proseguire metto davanti Mint che deve evolvere, ci sta ormai. Dai, ci sei vicina. Ok, attraversiamo qui. Cosa c'è qui? Nulla. Cosa? Scusami. Ah, ma io devo andare di là a prendere quello con Surf poi. Qui invece? Un minifungo. Sì, questi sono invisibili. Driftblin ha trovato Baccamodoro. Ok, allora tocca riscendere e prendere quest'altro percorso che non ho preso prima. Perché non l'ho preso qua l'acqua? Vabbè. Magari è un oggetto importante, magari no. Velenpuntura direi che è importante. Posso quindi proseguire e affrontare anche lui. Non vedi che sto pescando? Fai silenzio, spaventare i pesci. Lì c'è una casa. Mi sa che quello è. Questo qui comunque sia è lo snodo del percorso che sto affrontando ora. Ah, accidenti, ho lasciato che un Pokémon e Vittoria mi sfuggissero di mano. Amico, se tu peschi sempre, io non è che posso venirti a cercare a casa quando non peschi. Chi è? Cerca Sticocci. Fammi entrare, dare un'occhiata. Quindi questo è lo snodo, probabilmente. Anche se è una casa. Se trovi 10 cocci dello stesso colore, fammelo sapere, ok? Tua sorella maggiore colleziona cocci. Ah, perché una volta lavorava. Giorno di sole, peggioranza, terra in pesta, grandine. Ok. Lavorava. Tanto tempo fa. Probabilmente. Hoenn. Alcuni Pokémon diventano più forti quando piove. Già. Ombrellina. L'ombrellina è la prima che incontro in battaglia perché mi ha fatto anche la schermata che si avvicina al PG quando ho lotto contro un PNG che ancora non ho combattuto. Ok, sconfitta. Consigli utili. Se ti impantani non uscire tanto velocemente. Non andare nel panico. Basta che ti rimeni un po' sul posto e non puoi usare bicicletta. Però invece voglio usare Surf per andare a prendere. No. No. No, infatti non si può. Sbagliato. Allora, però devo andare. Ok, dimeniamoci un po' e usciamo subito. Però se evitiamo magari di impantanarci ogni 3x2. Che dici? Ok. Devo prendere la strada che va qua dietro. Allora, vado prima a prendere. Ah no, c'è un sacco di allenatori qui. Devo affrontarli prima è meglio. Sono immersa nel pantano? No, certo che no, che stupidaggine. Questo è un impacco a base di fango. Se non lo fosse, sarei a dimenarmi per uscire da qui prima possibile. Sì, praticamente qui ci si casca ogni 3x2. Quindi ti capisco se. Ok, qui c'è una Pokéball che voglio prendere prima che mi impantani. Tossina! Oh, Tossina, che danni! Che danni che farà Tossina se la insegno a qualcuno. Ok. Ah, lì era per non farmi impantanare, giusto? Mannaggia!
Ok, quindi nulla. Va bene, allora proseguiamo per di qua. Ragazzi, qui per più tempo che passi a dimenarti per uscire, che non è il tempo che passi a percorrere sta zona d'erba. Quasi. Ma c'è un Pokémon Ranger! Riuscirà a tenere passo? Proviamoci, dai. Voglio provarci, mi sento confident oggi. Jonah, Pokémon Ranger. Jonah di Jonas Brother. Ma sconfitto in maniera piuttosto semplice con Lopunny. Con Baneri. Ok, qui è il momento di andare con la biciclotta. E qua praticamente poi si arriva a Pratopoli. Sì, qua è Pratopoli. Bene. E il pantano qui? Ecco, nel pantano c'è una caramella rara proprio in questo punto. Mi pare giusto, no? Bene. Possiamo quindi andare qui sopra con la biciclotta e andare a prendere quello strumento. Ma c'è anche un trainer qui. Ah. Beh, per attacco speciale X avrei anche fatto a meno. Però. Oh, ecco un allenatore adorabile. Vale la pena fare una valutazione. Un allenatore adorabile detto da chi? Da uno scienziato, oddio. Pedofilo. Bah, due cadabra. Boh. Fai tu. E l'ombrellina, va bene. Quando piove sono su di giri. Oh, e quindi abbiamo flacone di zinco. Andiamocene va prima che cambio idea. Allora, ce ne andiamo, sapete dove? Una cosa è certa, ora che andremo a Canalipoli non affronterò il capo palestra. Magari vado nella biblioteca, mi leggo qualcosina. Perché c'ho un libro in particolare che vorrei leggere. Molto importante, che voglio vedere se l'hanno lasciato così come nell'originale. Bene, da qui si fa surf e si va a Canalipoli. Oh, allora. Ah. Ok, pronti. Un uomo di mare è anche un uomo di Pokémon. Beh, mio nonno non la penserebbe così. Quando lui faceva il marinaio, i Pokémon ancora erano solo un'idea embrionale. E ha finito che i Pokémon erano appena stati creati, quindi. Mental 40! Mint vorrebbe imparare Salta Amicizia! Salta Amicizia! Fa copiare la sua abilità al nemico! No, leva. Cioè, potrebbe funzionare in alcuni frangenti, ma no. Mint, è arrivato il tuo momento. Uomo in mare! Uomo in mare! Mi dispiace. Ma Mint si evolve, finalmente. Mint si sta evolvendo. Mamma mia, ragazzi, la squadra è al completo. Perfetto. E adesso vi spiego bene bene come è strutturata. Pokémon molto cauto. Se percepisce un pericolo, si avvolge nelle sue orecchie morbide e pelose. Ancora con Salta Amicizia? No, te l'ho detto di no. Allora. I Pokémon come sono strutturati? Presa pari pari da Pokémon La Grande Avventura. Due Pokémon di ciascun allenatore, ovvero Diamante, Perla e Platino. Di Diamante abbiamo Nugua e Drifblim. Di Platino abbiamo Mint e Acti, mentre di Perla abbiamo Anasia e Vux. Quindi, se avete letto Pokémon La Grande Avventura di Diamante, Perla e Platino, quel capitolo lì, sapete di cosa sto parlando. Dunque, vado un attimo qui prima di affrontare quel tipetto perché c'è un allenatore. Sì! Le lotte dall'acqua sono tornate! Le avevano tolte! In terza gen, fino ad arrivare appunto ad oggi, che sono tornate! Perché dalla prima in prima e in seconda gen, non so se lo sapete, ma si poteva lottare dall'acqua. Mentre eri al galoppo di un Pokémon, in groppa a un Pokémon, no? E sono tornate! Che bello! Che bello! Vedete però, Lopunny non è affezionata all'allenatore, cioè io.
è solo amica. Quindi l'affetto che provano i Pokémon quando si curano dallo stato, quando vogliono fare bella figura e quindi fanno brutti colpi, è una cosa diversa a parte che purtroppo non si può né disattivare né calcolare come evitare di far salire. Quindi, se uno potesse dire, guarda, do le radici amare ai miei Pokémon perché così almeno si affezionano un po' di meno, sarebbe meglio, ma non si sa come si può calcolare l'affetto. È un calcolo totalmente diverso dall'essere amici. Dunque, questo era un barattolo di miele. Però ci devo parlare io con gli allenatori dall'acqua, se no loro non mi combattono. Poco male. Ehi, allenatore! Rock and roll! Per lottare bene basta seguire il ritmo. Ah, già finita? Sapete cosa sarebbe figo? Se ogni allenatore, in base al suo tipo, al suo stile, cioè tipo questo è Rocchettaro, poi ci sono le ombrelline, poi ci sono i campeggiatori, poi ci sono i ranger, gli scalatori e così via. Se ognuno avesse la musica di lotta adattata al suo tipo, sarebbe un po' di lavoro in più per i compositori, ma penso che vengano già pagati profumatamente per il lavoro che fanno, quindi. Fatto qui! Perfetto! Allora, l'ultima cosa da fare oggi a Canalipoli, oi! Link, quanto tempo? E lo sguardo perplesso, non ti ricordi chi sono? Sono l'assistente del professor Rowan e padre di Lucinda. Il professore mi ha chiesto di aggiornare il tuo Pokédex. Cosa? Così mi sono messo qua sperando di vederti passare da queste parti. Se non sbaglio, il software si aggiorna in questo modo? Ah, non ha bisogno di aggiornamenti. È già dotato della funzione per vedere le forme alternative di Pokémon di sesso diverso. In passato non c'era, ma così è più comodo. A ogni modo ti lascio continuare il tuo lavoro per il professore. Però vorrei anche chiederti di tenere d'occhio il Team Galassia. Il professore è preoccupato per quanto è accaduto a Jubilopoli, ma probabilmente non è nulla di grave. Ma doveva aggiornarmelo, ma già ce l'avevo. Come? Che sete? Oh, mi dispiace. Quando smonti vai a bere. Hai tutti i vestiti bagnati, stavi nuotando vicino a Sabbiafine? Ah, è vero! Allora vado un attimino alla biblioteca, una cosa molto. Cosa molto veloce. Oh, ciao Link, stai per affrontare la prossima palestra, vero? No! Non oggi! Qualcuno dovrebbe accertarsi che tu abbia le capacità alte per la sfida. Lo farò io, forte della nuova medaglia che ho appena ottenuto. Non c'ho molta voglia oggi, Barry, per favore. C'è un po' di bop con la canzone, sì, ma. No. Prepotenza, prepotenza! Come fa un Pokémon a esprimere il suo potenziale offensivo se tutti quanti fanno prepotenza? Questa Rayo, dovresti già avere Staraptor. Come hai fatto a vincere? Come hai fatto? Mazzunna, lo panni, fagli vedere come si attacca. Yeah! Brava! Cioccolatino, zuccherino, cosa vuoi? Heracross! Ah, un Heracross! Beh, cambio. Tanto sono volante spettro, Heracross non mi tocca. Tranne che con una mossa coleottero, ma non mi fa nulla, mi fa. Se poi anche lui è a livello 31, 32, vabbè, un po' di più, che gli fa? La palla ombra, che tanto è di cartone. Con mi sguardo, che paura. Mi guarda con uno sguardo fulminante. Ma la mia difesa non si diminuisce. Cioè, sì, però no. Bella palla ombra, quanto è bella palla ombra! Furto? No! L'unica mossa buio che ha, la usa! Com'è possibile? Brutto colpo, potevi farlo un po' più forte. No, no, dico un po' più forte, sai com'è, no? Lo finivamo, invece no, deve fare quello sputo di vita. Ah, che lagna che siete a volte, cioè. Fate il brutto colpo, no? Fatelo finire. Guarda i miei vestiti, cosa? Dai, Vox, pensaci tu per favore. Grazie. Mannaggia, i brutti colpi che non mandano KO all'avversario. Mintal 41, buono. Weasel, vabbè, Weasel, ragazzi, senza che ci provo. Mi sa che ha vinto con Heracross facendo zuffa contro Ferruccio, perché se no non si spiega.
Perché con sta squadra così debole anche Buizel se ne va. E beh, buoni punti esperienza, a dire il vero. Ponyta, l'ultimo Pokémon. No, penultimo Pokémon, il prossimo sarà l'ultimo. Ok. Scintilla. Ruota fuoco! È più veloce, bravo! Bravo! O siamo in Tai? Siamo in Tai? Non siamo in Tai, siamo quello più veloce. Colpo coda che missa, certo. Non si è mai visto una cosa del genere. Tajiri, se potesse andare al lavoro, vi prenderebbe a calci in culo. Dunque, Grotolo, rimango così. Ci siamo tirati fuori da situazioni difficili come questa già tante volte. E immagino con sta squadra dei capi palestra tutti praticamente. Vado con il morso. Il morso non basta, però tentenna. Allora cambia Pokémon. Facciamo ruota fuoco con lei oppure Zuffa. Levito roccia, buono. Non fa danno, almeno. Andiamo un po' con Zuffa, che è danno normale, ma è sempre stab. Ed è molto forte. Grotto non può nulla. Sconfitto anche Barry un'altra volta. Ma che succede? Mi stai forse dicendo... Sì, ogni volta questo dici, hai perso. Sì. Sì, sì, come al solito sei appena appena più forte di me. Ma ascolta bene, appena appena. Vuoi sapere chi affronterà la Lega Pokémon e diventerà campione? Indovinato! Proprio io, esatto, io. Comunque dovresti farcela battere questo capo palestra. Forza, non perdere tempo. Dove te ne vai, Barry? Io non voglio andare dal capo palestra, voglio andare qui. Voglio vedere cosa c'è scritto nei libri. Dunque, sono arrivato al secondo piano della biblioteca. Un tempo, Pokémon ed esseri umani mangiavano alla stessa tavola. Non c'erano differenze tra di loro. Quindi diciamo che è confermato che una volta Pokémon e umani erano la stessa creatura. È una cosa che dissi diversi episodi fa. In Xenoverse l'ho detto. In uno degli ultimi episodi di Xenoverse. Comunque nel prossimo episodio andrò alla biblioteca di Canalipoli e a fine episodio affronterò la palestra di Ferruccio. Quindi per questo video è tutto, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione il link per Instagram e Telegram. Se ancora non siete iscritti al canale, fateci un pensiero che tanto è gratis. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!